il signor Paolo Bernabiti, dal suo archivio ci mostra le litografie fine 1700-1800, quando nacque le prime stampe, e adesso ci spiega la litografia. Che cos'è la litografia? La litografia è un'immagine disegnata su una pietra. Litos vuole dire pietra in greco. Il procedimento consiste nel prendere una pietra, levigarla benissimo, farla diventare piana, e poi, una volta che la pietra sia ben levigata, si prende una matita saponosa, cioè una matita molto grassa, e si traccia il disegno che si vuole riprodurre. Variati, per far capire bene la cosa, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una pietra ben levigata, abbiamo disegnato il nostro stagno e olio con una matita molto grassa, e poi dopo cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un foglio, lo abbiamo posto sopra la pietra disegnata con matita saponata, abbiamo posto il foglio, abbiamo premuto e abbiamo ottenuto questa copia. Spiegata così, la litografia sembra una cosa semplicissima e effettivamente presenta tanti aspetti che favoriscono la comprensione del fatto. Allora, noi avremmo potuto fare solo una copia a questo punto, abbiamo bisogno di tornarla a inchiostrare. Non dobbiamo tornare a disegnare un'altra volta, ma abbiamo soltanto bisogno di inchiostrarla. Perché abbiamo soltanto bisogno di inchiostrarla? Abbiamo bisogno di inchiostrarla perché, per una legge chimica, gli oli hanno repulsione all'acqua. Quindi cosa si fa? Si bagna. Si umidifica più che bagnare la pietra, si ha un inchiostro grasso, si passa l'inchiostro grasso sulla pietra. Che cosa succede? Succede che l'acqua repelle l'inchiostro grasso, ma non lo respinge dove c'è il segno grafico. Quindi siamo pronti un'altra volta per un'altra immagine. Questo è spiegato così in maniera semplice il meccanismo per ottenere una litografia. La litografia è una rivoluzione della stampa, perché prima si stampava attraverso l'impressione, cioè la matrice non veniva disegnata, la matrice veniva scalfita, e con questa matrice che scalfita si appoggiava sulla carta, la si premeva forte 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 fin tanto che non lasciava una traccia sopra la carta. Quindi i tempi erano molto più lunghi. Da questo procedimento nasceva il famoso offset, che è la rivoluzione, come ho detto prima, della stampa. Perché che cosa avremo? Avremo una matrice e un foglio, matrice e foglio, matrice e foglio, matrice e foglio, e la velocità di stampa è centuplicata.